E adesso chiudiamo la nostra mattinata con la relazione di Simone Taddei e di Luca Gallo, che ci parleranno di un argomento decisamente molto particolare, perché è strettamente calato nella dimensione dell'esoterismo. Ma naturalmente sarà interessante vedere il collegamento fra l'esoterismo di ieri, chiaramente, e un aspetto assolutamente pregnante della vita odierna, e cioè l'informatica. Simone è un informatico, quindi diciamo non a caso è qui a parlare di questo. E quindi il loro discorso verterà in bilico, appunto, fra un esoterista famoso e apprezzato come René Guénon e Bill Gates. La rosa in particolare, ma tutta la simbologia e quanto di più bello avete sentito questa mattina e sentirete nel proseguo della giornata, influenzano anche uno degli aspetti, uno dei componenti che stanno influenzando la nostra vita sempre di più, che è l'informatica, la tecnologia. Perché? Perché, prego. Dunque, Guénon parla nei simboli della scienza sacra dei fiori, e nei fiori riconosce il principio del femminile o del passivo, della manifestazione, come ci ha parlato anche prima Enrica. Questa è un'immagine della Prakriti, la manifestazione della sostanza universale. Quindi, come abbiamo già sentito, la rosa è quell'elemento che genera, ha un potere di creazione, quindi è un passivo perché deve essere inseminato, dopodiché da generazione. Questo ci porta attraverso Guénon a dire che uno degli elementi, uno dei significati della rosa è la coppa, è il grado. La ricerca di quanto, ma per noi è più prezioso, la ricerca della vita eterna nelle sue varie manifestazioni. Molto, molto belle sono delle immagini che purtroppo non sono riuscito a produrvi, che sono le vetrate della cattedrale di Angers, dove il sangue divino scorre in ruscelli, sboccia sotto forma di rosa. La rosa quindi è il sangue di Dio, il sangue della divinità, ed è quella che insieme al giglio ha questa valenza che nel mondo orientale avete più volte visto sotto forma di fiore di loto. Perché mi interessa il fiore di loto? Perché il fiore di loto, come parallelo alla rosa, è uno dei primi che arrivano nel mondo dell'informatica attraverso quello che poi è diventato il primo approccio che noi abbiamo molto informato con la rosa avviene attraverso il loto. C'è una corrente new age, hippie, che a partire dagli anni 60 negli Stati Uniti feconderà nella Silicon Valley e farà sbocciare le rose, ma non solo le rose, anche altri fiori o altri frutti che sembrerebbero non avere niente in comune, invece ce l'hanno. Ce l'hanno perché forse non tutti sanno che le rosacee sono una categoria, quindi la famiglia della rosa, il genus, poi chi si intende più di botanica sicuramente mi bacchetterà, però diciamo che le rosacee abbracciano anche tutta una serie di frutti, tra cui le pere, le pesche, le prugne, le fragole, i mirtilli, ma soprattutto quello che mi interessa di più e dove volevo arrivare sono le mele. E non a caso uno dei simboli più importanti del secondo produttore mondiale di computer, quello che sovrasta tutte le nostre scrivanie, è l'Apple, è la mela, che altro non è, a mio avviso, che una derivazione dall'esperienza che Jobs ha fatto nel mondo orientale, che lo porta sempre in questo suo essere hippie, essere new age, in realtà a contatto con l'esoterismo più di quanto lui non volesse. E nasce il simbolo dell'Apple.
simbolo dell'Apple che, forse non si sa, ma sembra, cioè circola questa leggenda, e la leggenda è avvalorata anche da qualche disegno, che sia stato realizzato nel rispetto della sezione aurea, come potete vedere, che è il rapporto appunto fra le rette, è il numero magico degli alchimisti, è il segreto degli architetti del gotico per costruire le cattedrali, sembra, diciamo, lasciamoci uno spazio aperto per dubitarne, sembra che questo logo, il logo dell'Apple, sia nel rispetto della sezione aurea. Non solo il logo del più grande produttore di computer, ma anche del servizio che ora va tanto di moda, che è quello della nuvola, il famoso cloud, iCloud dell'Apple. Sembra che anche questo sia stato costruito con la sezione aurea, tant'è che, se non ricordo male, oggi vale non meno di 13 miliardi di dollari come marchio. È il marchio più importante del mondo e, a nostro avviso, diciamo un po' così per gioco, un po' così per sfida, potrebbe nascondere al suo interno la tradizione e la simbologia della rosa. Non basta. Un altro software, Rosetta. Annalisa Santini gli ha detto che uno dei significati della rosa era quello di mantenere il segreto, il concetto di sub rosa. Beh, al contrario, qual è lo strumento che serve per far girare su una macchina, quindi su un computer che di per sé non potrebbe farlo, un software che invece era a lei segreto, Rosetta, che richiama evidentemente anche la stessa stele di Rosetta, perché questo era un compilatore, è un traduttore, ma svela il segreto a chi aveva un computer Apple, svela il segreto di piattaforme che giravano soltanto su computer Intel. Quindi all'epoca il famoso Rosetta o Rosetta Software era un traduttore, era un disvelatore di ciò che c'era sotto la rosa, e questo è un'immagine del nostro Rosetta. Ok, allora, Intel e Santa Rosa. Ora qui mi sono permesso una licenza. Nell'anno del Signore 2007, perché questa sarebbe stata un po' la presentazione se fossimo stati in anni sicuramente diversi da questo, cosa succede? Succede che nel 2007 viene presentata una linea di processori particolarmente innovativa. Non ho voluto esagerare nel dire che il processore richiama comunque la forma della rosa, perché ci è sembrato un po' troppo visto che è fatto di silicio. Fatto sta che tutti questi software, tutti questi hardware, questi processori hanno sempre dei nomi in codice. Il nome commerciale finale sarà Centrino, quindi non ci interessa. Ma il progetto, il nome in codice, nel tutto il suo periodo, nella sua creazione, sarà Santa Rosa. Santa Rosa, che ha 5 caratteristiche fondamentali: il chip particolare, più veloce, un chipset più capace di elaborare dati, la scheda wireless che oramai è di dominio comune, più altre due caratteristiche che saranno l'abolizione delle ventole, e quindi permetterà una maggiore capacità di durata della batteria, e quindi anche poi le sue varie leggerezze, e poi la memoria flash che permetterà la riduzione dei tempi di accesso a questi computer. Perché? Perché ci ha colpito? Perché in realtà non abbiamo certezza che sia stato un motivo scatenante. Fatto sta che ancora una volta la rosa è stata il capo del progetto, è quella che ha dato la vita e ha creato il progetto finale, che poi è stato chiamato Centrino. Prego. Io ho scritto una scelta che avrebbe trovato d'accordo lo stesso Venom che identificava nella rosa uno spino. Ora probabilmente non l'avrebbe ucciso. Ma veniamo alla fine, in realtà, al succo di questa relazione. C'è una stretta connessione fra Bill Gates e la rosa, perché esiste questo gioco che, se voi avete voglia e vi vorrete prestare, faremo insieme. Esiste l'enigma dei petali intorno alla rosa. Nel 1977, quando Bill Gates torna da una delle più importanti manifestazioni di informatica della Silicon Valley,
insieme a quello che poi è stato il suo socio fondatore, Paul Allen, con cui hanno creato Microsoft, nell'anno in cui hanno creato il Fortran, che per gli informatici comunque è stato un evidente passo avanti, nell'anno dell'Apple II, nell'anno in cui morì Elvis Presley, diceva anche in un altro video, qualcuno, un giornalista, sottopone a Bill Gates questo enigma. Allora, questo è un gioco in cui io non posso dirvi il segreto, non posso svelarvi l'enigma, io posso solo dire il risultato. Chi riesce a capire il risultato ha come obbligo quello di non divulgare come c'è arrivato, ma soltanto di farmi capire chi ha capito dicendomi il numero esatto. L'elemento fondamentale di questo enigma è il nome stesso che ha l'enigma, i petali intorno alla rosa. Questi sono il nome e la soluzione dell'enigma. Fai vedere un paio di immagini. Come vedete, qui c'è una composizione, un lancio di 6 dadi. Fermalo. E io vi posso dire in questo momento che il risultato, se non ho sbagliato anch'io, è 6. Vai. Ah, così la metà sei già su internet. Ah, ok, allora lo proviamo lo stesso. Beh, allora secondo me questo è 6, quindi prova a mettere la risposta corretta. Vediamo se è corretta. No, prima faccio io. Tentativi, no, 6, non 36. Ah, ok, vabbè, numero corretto è 6, non 36. Quindi avremo sempre 6 dadi, c'è una variante con 5. Voi dovrete, se ne avrete voglia, se volete partecipare con me a questo piccolo gioco, provare a capire qual è l'enigma e come si fa a calcolare. Ripira dadi. Qui vi posso dire che la risposta, anche qui, è 6. C'è qualcuno vuole provare? Per me è facile, io so la risposta, quindi non è che. Abbiamo provato. Sì, sì, sì. Fanno un altro con 5. Un altro con 5. Dove bisogna girare i dadi sono casuali, quindi. Casuali. Bene. Basta. È un 6. Ora in questo caso qui sembra sempre 6, è vero? No, ci sono casi più complessi. Questo per esempio è un 4. Potevo venire qui facendo una brutta figura di non trovare il modo. Allora, nel frattempo, mentre voi 55? 5. Secondo te 5? No. È 7. Scusami, non 7. È 8. È 8. Comunque, mettici 5 perché Paolo ha detto 5. Allora, cosa c'entra comunque, nel frattempo mentre ci ho pensato un attimo, cosa c'entra questo con Bill Gates? Bill Gates ci ha passato una settimana intera a cercare di risolverlo, alla fine ci è arrivato, racconta il giornalista, non nel modo in cui ci sarebbe arrivato chiunque, ma per uno stratagemma tipico di Microsoft, cioè ha copiato. Ha copiato l'elenco, ha copiato la progressione dei dadi fino a che non è arrivato a trovare, alla fine ha trovato la chiave. Però è passato dalla copia, che è una cosa che ha caratterizzato comunque tutta la sua. Un altro. 7? No.
però no, no, è 10. Questo sembra un sitino fatto da un bambino di scuola, è fatto da un professore del MIT di Boston, del Massachusetts, sì, Massachusetts Institute of Technology, che aveva fatto tempo. Insieme agli studi sulla sessualità delle foche ci sono anche quelli su, con massimo rispetto per le foche, non potrei, l'ho prese a esempio. Vabbè, visto che è l'una, sciogliamo la riserva, oppure ve la potrei dire dopo per vedere chi torna. Ecco, no, ve la spiego. Allora, se la soluzione dell'enigma è data dal nome petali intorno alla rosa, ci sono solo due facce del dado che hanno una rosa con dei petali intorno, e sono il 3 e il 5. Quindi i petali intorno alla rosa sono 2 intorno al 3 e 4 nel 5. Non ce ne sono altri. E questo, oltre che essere un enigma, era anche utilizzabile, oggi non più, come sistema di crittografia. Quindi sotto la rosa, ancora una volta, c'era nascosto un segreto. Abbiamo un'ultima immagine, la l'abbiamo fatta, mi ricordo. Poi finisce così. Vi ringrazio per aver trovato un momento. Grazie Simone.